Ragazzi, Nintendo Direct sta per cominciare. Io non ho alcuna aspettativa, non perché non mi aspetti cose, ma non mi interessa nulla di quello che potrebbe uscire da qui a fine anno, tranne Advance Wars. Advance Wars è l'unica cosa che mi interessa davvero, ma vediamo se Nintendo ci riserva delle sorprese. Spero qualcosina magari per il 2022. Forse un nuovo Kirby e magari anche un nuovo aggiornamento di Animal Crossing che introduce un bar gestito da un piccione. Eh? Che dite? È la buona volta che faccio una live di 12 ore del mio PG che sta seduto al bancone del bar a prendere il caffè. Anche se su Animal Crossing mancherebbero i mestieri, si vociferava di mestieri e anche alcuni negozi, un paio di negozi andrebbero aggiunti. Però, per quanto è grossa l'isola, non credo. Dovrebbero ampliare l'isola, dovrebbero fare quello che si vociferava essere l'ampliamento dell'isola. Speriamo. Bon, ci siamo. Nintendo Directo. Yes. Che tra l'altro è in favore del Giappone sto Direct, quindi che ci sia qualcosa di strano che li possa vendere. Aspetta, il cacciatore su Smash? No, no. Dai. Tra l'altro è estate quando annunciamo titoli che usciranno di questo inverno. Estate. Marketing 101. La prima serie di titoli per Nintendo Switch. Ma Advance Wars. Iniziamo con Advance Wars. Che è Mario Party. Certo. Ah, compatibile con il gioco online. Amici e rivali. Beh, se si può giocare con gente random. Sarebbe carino. Se si gioca online contro gente random, può essere che lo prendo, perché sarebbe divertentissimo online contro gente a caso. Un gioco di ruolo con un asso nella manica? Project? Praticamente si gioca con le carte. Mi ricorda un po' Duelist of the Roses. Hyrule Warriors, ah, beh, non mi interessa il gioco. Per carità, carino e tutto, ma non è la mia cup of tea. Quindi no. Oh, mamma mia, Final Fantasy Race, cos'è? Chocobo GP. Ma perché ci provate? Perché ci provate solamente? È andata male a tutti gli altri, perché ci provate anche voi a tutti i costi? Ah, il nuovo PG? Il 5 ottobre il nuovo PG! Buono. Anche se penso che Smash a febbraio poi finisce. Splatoon? No. Interni? No, interni Splatoon no. Kirby, Kirby! Sì, Kirby! Sì! Kirby, la terra perduta! Cavolo! Free roaming, bene. E non è a scorrimento. Vai. Se è di Sakurai. Proprio. Ragazzi, se è di Sakurai. Potrei dire cose che rischiano il ban, eh. Quindi non posso dirlo. Kirby in 3D, è il primo Kirby in 3D questo. Ma ci rendiamo conto che è il primo Kirby in 3D? Mamma mia, è il primo Kirby in fottuto 3D. Mamma mia. Dai, è tutta. Questo è per forza di Sakurai. Deve per forza essere di Sakurai, non può essere altrimenti. Quando esce? Quando esce? Quando esce? Primavera, marzo, marzo, aprile, marzo, aprile. Yeah!
C'è. C'è il rooster. C'è il fottuto rooster. Ok, allora live di un'ora di io che prendo il caffè al bar. Va bene? In premiere sul canale. Quando uscirà il rooster, io ho un'ora che prendo il caffè. Va bene? La faccio. Faccio la premiere. Musica lounge. Il mio PG che sostiene il caffè piano piano piano. E basta, null'altro. Triangle Strategy. Beh, non è... diciamo, gli strategici non è che mi piacciono molto. Già Fire Emblem faccio fatica a digerirlo. Però questo qui avrà elementi RPG anche come Fire Emblem. Però... l'unica cosa che potrebbe salvarlo per me, per quanto riguarda me, è che è un tipo Octopath Traveler. La tua unica priorità è sopravvivere. Wow. Ok, nuove cose, vediamo. Per me nuove cose perché non ho seguito tutti i trailer. Ne ho seguiti uno forse. Di tre usciti, mi pare. Vabbè, questa scena l'ho vista 14 volte. Ma... perché quel cervello gigante? Ehi. Boia. Ma con queste cinematic? Kraid! Cosa? Kraid! Questo pianeta è nel sistema solare, è Giove reskinnato palese. I parassiti X che l'abbiamo visti anche su Fusion. E Fusion io ragazzi l'ho giocato e l'ho trovato abbastanza difficile alla fine. Si finisce in 2 ore e mezza scarse anche, se non sbaglio. Ok, eccolo qua. Eccolo qua. Game Boy Advance o solo Super NES? La nuova iscrizione, ecco. 64? Il fottuto 64! Il fottuto se è il vero! Era vero! Era fottutamente vero! Era vero. Era un rumor, ma era un rumor che si è rivelato poi vero a quanto pare. E il pagamento aggiuntivo. Maledetti pezzi di pezzi. Questa nuova iscrizione oltre già. Cioè. Va bene? Portafoglio lo accettate, portafoglio? Quanto costa? Quanto costa? Nintendo 64, madonna. La mia funziona ancora, la mia, però... non ho tanti giochi, però. Quanto costa in più? Quanto costa? Parla! Inclusa ti lancio il prezzo. Beh, tutti i giochi che ho. Vabbè, ce li ho. Questo mi interessa, il Mega Drive. Il Mega Drive mi interessa parecchio. Majora ce l'ho comunque sia. F-Zero no, però è carino. Attenzione, si parla di F-Zero. Si parla di F-Zero. Eccolo! Era anche vero il leak! Era vero anche il fottutissimo leak! Mamma mia ragazzi! Io mi seguo su questi controller. Mi ci seguo su questi controller. Beh, ora direi che sono abbastanza soddisfatto del Direct, eh? Però non costi 20 euro in più al mese. E all'anno, voglio dire. Certo, 40 euro all'anno. Hai una libreria di giochi che si va ad espandere di mese in mese.
Però sono 40 euro. Ovviamente compro entrambi i controller se li trovo a un prezzo ragionevole, perché 100 euro per due controller che ho già a casa, no, non mi serve. Se aumenta di 5 euro, ma ben venga, accidenti, ci mancherebbe altro. Però 10 euro già iniziano a essere pesanti, altri 20 no. Ah, ecco qua, Deltarune, capitolo 2. Ma fino ad ora, ragazzi, Direct ci sta. Abbiamo altri 10 minuti. Zelda? 10 minuti di Zelda? Is possible? Sicuramente is possible. Ah, sapete cosa dovrebbero annunciare forse? Le limited di... Mio fratello, fermi tutti. Miyamoto, mio fratello, fermi. Ah, il film. Sto per andare in iperventilazione. Di Steam Ver 2022 inverno. Ok. Guarda che capello che si è fatto. In America. Ok, va bene. Aspettiamo, fratellone, però. マリオを演じていただくのはクリス・プラットさんです。かっこいいですね。Scusami, 映画ではマリオの Charles 最後の Martinet ci マリオfaceva を schifo? Cioè, Charles 楽Martinet è しlui, みにマリしてオ。ください。Vediamo, vediamo. 次にピーチ姫はアニャ・テイラー・ジョイさん。とても元気なピーチ姫を期Ci 待しています。sta, regina di scacchi. マリオの弟ルイジを演じられるのはチャーリー・デイさんです。あの怖がりな弟を劇場でご覧いただけるのを楽しみにしています。クッパはあのジャック・ブラックさんです。ジャックさんにはモンスター級の演技を期待しています。コメディアンのキーガン・マイケル・キーさんがキノピオを演じられます。コメディアンらしい飛んだ演技に期待しています。マリオの映画ですけれども、ドンキーコングが出てきますよ。Va セスbene, ローva ゲンさんにbene. 演じてもらいます。Che cazzo そすのようすにユーsuccedendo? モラスなドンキーコングをお楽しみください。最後にやっぱりこの人、チャールズ・マーチンチャールズ、さけんアンですケアットね。レ、tra l'altro, Charles. チャールズさんは長い間いろんなゲームでマリオたちのわ心をつかんでもらっべているんですけれどね、も、この映画ではちょっとだけ意ああ、外ci なさら演技anche をun 見せてもらっ cameo. てBeh, るんovvio, ですちけされらど un も、cameo con Charles Martinet, Dio. そのC'è 他にも魅tantissimo. 力的な役者さんたちによって命を Sebastian吹き込まれたいろんManiscalco, なけキャフラァクターが登場します。Spike. Cazzo. 本日お知らせできる映画についてはこ Miyamoto, れ以ti 上です。amo. イルミネーションさんと一緒にいろんなアイデアわお。を出し合って、ゲー Ragazzi, ムとはよ、ひと味ろどこ、違うゲームを Illumination. 楽ま、しみながら日々制作を進めでています。retro? Va de retro 公proprio. 開までしばらPerò くは未知 Miyamoto とのこsembra とけですが、sia それまconcentrato でにすまるた新しい progetto, 情報quindi をご紹介できるsperiamo と思bene, いsperiamo ます。bene. Mo' un nuovo Mario, così dopo il film. Un nuovo gioco, no? Splatoon. Sicuramente devono per forza far vedere qualcosa di Zelda, perché sennò Aonuma si ritrova la gente con le torce sotto casa, quindi. L'ho giocato Splatoon, il primo, e aver visto il primo, visti tutti, secondo me, eh. Pensiero mio. ご覧ください。Che cavolo è? Ah! No, non ce l'ho in mente. Pensavo fosse una cosa, invece no, i militari non mi dicono nulla. Pensavo un'altra cosa. Aspetta. Baionetta? Ma i sottotitoli non sono quelli. A meno che non sono giusto per far vedere. Il mostro non mi sembra un angelo che compare in baionetta. Che
Ah. Questo è il PEGI 18 comunque. No, non è Baglio comunque, è troppo diverso. La P. Che cazzo? Ma quindi non era la P di Platinum Games. Baionetta! Tesoro bella. Capelli lunghi. Capelli lunghi. Oddio, sì, capelli lunghi. Meglio che mi sto zitto. Mi faccio bannare. Meglio che mi sto zitto. Eccolo, eccolo. Nuda, come è giusto che sia. Ok. No, non è come gli altri. Vabbè, si sono trattenuti i Platinum Games. Beh, questo è sempre il suo demone. Ah, battaglione proprio. Ah, quindi è action. Non basta che premi A e via. Interessante. Quindi abbiamo una baionetta più forte. Premetto che devo ancora giocare il 2. Purtroppo. Ok, poi lo finisci, certo. Mamma mia. Ragazzi, io... 4 anni, 4 anni e ogni tanto se ne usciva... Camilla che diceva è in produzione, sta andando bene. Grazie Hideki. Grazie Hideki Camilla. Oh, chi è questo? Nuovo nemico. Oh, vi ringraziamo per la pazienza. Beh. Però ragazzi, strano, non sembrava un angelo di Bayonetta quello. Devil May Cry e Bayonetta che si incontrano, i mondi? Virgil? A meno che è un personaggio che era nel 2 e che non ho mai visto perché non ho mai giocato come un coglione. Ragazzi, personalmente ritengo un 7,5. Giochi che mi sono piaciuti, belli annunci. Miyamoto, fratello mio, che mi fa quell'annuncio su Super Mario con personaggi fantastici. La topolona di Bayonetta e anche Kirby. Kirby che mi ha lasciato piacevolmente sorpreso. Spero sia una beta quella che abbiamo visto, perché il mondo servirebbe un po' di definizione in più. L'online del Nintendo 64 e anche di Sega Mega Drive, che mi interessa molto di più Sega Mega Drive che 64, perché sono giochi che già ho, quelli che ha mostrato. Nel Sega Mega Drive ho provato Sonic e basta all'epoca, perché non era mio. Quindi, oddio, anche se Sega Saturn. Però, ci accontentiamo. Tanta roba. Per me ci sta. Buono davvero. Bello.